Carissime amiche, carissimi amici, scusate, scusate, si è successa una brutta situation, una brutta situazione, praticamente è stato riavviato il routerone della team, praticamente, quindi che ovviamente ho sotto il palazzone è stato riavviato il routerone. E quindi ovviamente adesso andiamo a fare una bella cosa, andiamo a fare una bella cosa. Voglio vedere un attimo un'altra cosuccia qui sopra. Intanto ovviamente impostiamo ancora una volta il nostro caro perfetto. Ok, perfetto, tutto quanto a posto. E continuiamo ovviamente quello che stavamo dicendo prima. Il grande Bujinga è di nuovo per voi. Allora, Marco Carnevale, una qualunque diceva, ma questo è il microfono che ti ha regalato la giocherelluna. No, in realtà questo lo comprai da me. Io in realtà ho due microfoni, ho anche il vecchio Yeti, ma che combini? Pur hanno riavviato, caro Marco Carnevale, il router, praticamente la cabina sotto casa della connessione. In genere lo fanno proprio nelle giornate ovviamente meno frequentate, proprio per non arrecare danno. Dice Carnazione, l'ha comprato una svendita insieme alla Saturn con 4 giochi e 40 euro. No, lo comprai, questo lo pagai circa 100 euro o poco meno, e della Trust, molto molto bello, ha una base veramente molto solida, ottima qualità, e allo stesso tempo anche l'anti praticamente S che ovviamente va a bloccare FS. Queste qua ovviamente sono soldi, sì, ma lo comprai 2 anni e mezzo fa, Marco Carnevale. Per questo ti consiglio sempre, dice ovviamente la cosa bella e positiva, ti consiglio sempre di investire, praticamente di investire in roba di qualità. È inutile praticamente andare a comprare roba schifosella. Quello che mi posso ovviamente permettere di dirti e di raccomandarti, poi ognuno compra quello che vuoi. Il risparmio non è mai guadagno, caro Marco, hai capito bene? Il risparmio non è mai guadagno, quindi ovviamente noi tutti dobbiamo sempre stare attenti, attenti ovviamente a quello che andiamo a comprare. Comunque ti ho detto, Bujinga fu un progetto molto molto ambizioso di Taito. Ovviamente non ci si aspettava che Taito andasse a sfidare praticamente Capcom, che ovviamente è lavoro Gasmizone, il giocherellone, caro Gasmison. Guarda qui che bello questo gioco, guarda, guarda, ti piacciono i film cinesi, quelli là di azione? Ecco qua, ebbene, se ti piacciono, guarda il giocherellone qui, che cosa ti sta portando, veramente assurdo, guarda l'effetto trottorello. Devi sapere, caro Gasmison, che questo gioco è dedicato a Marco Carnevale, il nostro mitico amico, il nostro grande ovviamente follower, capo moderatore, c'è cioè veramente di tutto e di più. E questo gioco fu creato per dare la risposta di Taito, la casa di Space Invaders, a che cosa? Penso un pochettino al mitico, al fantastico. Guardate qui, può addirittura volare, veramente incredibile. Dare la risposta di Taito al caro Devil May Cry. Taito investì tantissimo in questo progetto, prese Gackt, il grande cantante giapponese che credo un po' tutti conosciate ormai dopo tutti questi anni, che assomiglia anche molto a Marilyn Manson, e andò praticamente a arruolarlo proprio nello staff, quindi il motion capture del personaggio nonché il viso è proprio quello di Gackt. Ecco qua, Carnazzone, il risparmio non è mai guadagno, vado a dire ad Alessandrino. E vabbè, Carnazzone dice Jackie Chan. Jackie Chan non fu quotato tanto, lo sai, da case come la Taito, perché ovviamente i giapponesi in genere tendevano a tenersi, diciamo, a far lavorare i propri. Ecco qua, però quello che ovviamente ancora oggi io mi chiedo è come mai la Taito volle andare praticamente a creare un prodotto ambientato in un Giappone del 2300, con tutta una mitologia che in realtà è abbastanza oscura anche ai giapponesi stessi, perché qui non stiamo parlando di shintoismo, stiamo parlando proprio di una mitologia cinese molto molto arcaica, cioè l'arrivo dei grandi eroi praticamente che arrivavano tramite comete. In realtà i giapponesi non è che abbiano questa storia mitologica tanto, tanto diciamo grossa. Ecco qua, i giapponesi sono tra virgolette un popolo giovane rispetto per esempio ai cinesi, che sicuramente sono molto più antichi. Pensate che la storia cinese si potrebbe datare 5.000-7.000 anni fa, pensate un pochettino, quindi molto molto avanti nell'ambito dello studio dell'astronomia, già dividevano astronomia e astrologia, molto avanti nella medicina, molto avanti nel beh, per essere poi dopo comunque molto avanti nella medicina.
Chissà quante ovviamente guerre hanno fatto, c'è la famosa guerra dei tre regni, con questi tre regni che ovviamente ci hanno fatto pure dei romanzi, The Romance of the Kingdoms, basato sulla guerra di quando la Cina era divisa in tre grossi regni, mamma mia ragazzi, sicuramente cose molto oscure a noi, come per esempio sono oscure la storia indiana, in India ci sono i maggiori scienziati del mondo, questa cosa non so se lo sapete, come ovviamente oscura la storia per esempio dell'Africa, pensate che il primo uomo si potrebbe dire di essere il primo umano per come lo conosciamo oggi in struttura biologica e diciamo il primo scheletro di essere umano come lo conosciamo oggi in struttura biologica è stato rinvenuto proprio in Africa e beh effettivamente sì, tanto che ovviamente si parla di Venere Nera, praticamente la Venere Nera ovviamente è una donna africana che in realtà è stata anche la prima donna, quindi veramente veramente su questo ovviamente dobbiamo anche calarci su un piano legato, associato, qui saltiamo ovviamente all'addestramento, legato anche al fatto che ovviamente si usciva da un'era glaciale, era arrivato un grandissimo meteorite o asteroide, non si sa in realtà di preciso, caduto sulla Terra, c'era stata l'inizio dell'era glaciale proprio in seguito la morte ovviamente di tantissime specie viventi tra cui l'estinzione appunto dei grandi dinosauri e piano piano si è ricreata nel corso dei milioni di anni la vita sulla Terra partendo quasi sicuramente prima dalle piante quindi elementi organici molto elementari e poi piano piano la vita si è differenziata secondo le esigenze ambientali ecco qua e chi ovviamente se, la vita poi dopo nasce in acqua per come la conosciamo noi ovvero tendenzialmente gli animali nascono in acqua e poi piano piano in base alle esigenze vanno a uscire a diventare a iniziare a uscire ovviamente dalla terra e così via quindi ci vogliono per fare questo milioni e milioni di anni quindi un'evoluzione si può dire di strutture cellulari complesse stai dicendo un po' di cavolate perché no Marco Carremale che cosa sei quali sarebbero le cavolate la vita si crea perché la biologia dice che la vita si crea in acqua ecco qua per come la conosciamo noi grazie ovviamente all'acqua e in acqua quindi nascono prima i pesci ovviamente queste sono le cose che in genere io studiato quando stavo alle elementari e qua ne ho studiato oggi per dirti poi se ovviamente ognuno poi non, dimmi anche la tua ovviamente la tua visione ovviamente dell'esistenza comunque le più grandi civiltà antiche sono sicuramente l'africana che poi piano piano ovviamente ha avuto un grandissimo deperimento aumento della temperatura sulla fascia equatoriale e quindi giustamente aumento della povertà ovviamente soprattutto del reperimento del cibo nonché degli animali quindi delle bacche frutti ma anche ovviamente dei vari animali da capo perché quando si cacciava quando l'essere umano comprese che sicuramente c'era la possibilità di stanziarsi in alcune parti del mondo e coltivare e allevare gli animali si crearono le civiltà quindi le civiltà nascono con l'agricoltura e con l'allevamento ma tendenzialmente prima con l'agricoltura certo è un po' stupido a coltivare delle piante per darle agli animali però dipende dalle stagioni infatti per esempio qui in Valtellina un tempo non c'era una famiglia come Marco Carnevale che dovrebbe essere anche se di origini meridionali anche di Talamona in realtà abitava mi sembra a Talamona una famiglia non c'era una famiglia che non aveva una mucca ecco qua poi adesso Marco Carnevale ci dirà perché Giocherellone dice le sciocchezze Giocherellone ultimamente è stato contestato anche su uno short legato ai fagioli pensate un pochettino avete capito bene in merito ai fagioloni ragazzi pensate un pochettino ho detto che è preferibile scolare i fagioli perché ovviamente l'acqua derivante dalla coltura dei fagioli in realtà può essere anche dannosa all'organismo perché contiene tanto sale mi è stato detto no ma tanto quell'acqua non è così perché può insaporire i cibi no ragazzi se i legumi vengono conservati in barattolo in salamonia quel sale è molto molto eccessivo quindi conviene sempre sciacquare i legumi i grandi contenuti culinari ma hai capito ma tu ti rendi conto può farti capire uno che addirittura mi ha insultato e un altro che praticamente ha detto stai dicendo delle sciocchezze sto dicendo delle sciocchezze mi è sempre stato insegnato ho sempre letto che i legumi in barattolo vanno sciacquati perché contengono un eccesso di sodio quindi di sale per farti capire ma è purtroppo ragazzi è sempre così più si va avanti io sto avendo un discreto successo ecco qua lo devi dire proprio successo così praticamente e ovviamente più arriveranno i mitici amici ecco qua poi non ti dico che cosa ho scoperto oggi perché poi mi hanno mandato
mi hanno mandato praticamente delle foto di alcune chat che stavano accadendo sul canale praticamente di un caro amico. Ho detto: guarda, questa persona sta parlando male di te e di tutti i tuoi, ecco qua. Quindi non so che cosa vuoi fare, vuoi che la lasci ancora parlare? E beh, ragazzi, io mi sono salvato i messaggi tramite questi screenshot e poi si vedrà come tendenzialmente anche cercare di tutelarci. Ma poi quell'acqua fa un po' schifo, peccato che i fagioli ci sono dentro. E lo so, ma quello è purtroppo l'unico modo per conservare i fagioli in a lunga conservazione. La salamoia viene usata anche per i lupini, tu lo sai, infatti fa abbastanza schifo. Infatti parlavo anche oltretutto di gusto, e questo dice ovviamente questi due ragazzi, che poi credo siano amici, perché tra loro hanno iniziato ovviamente a bombardarmi. Ecco qua, hanno detto questa cosa qua. Ma che dire, ragazzi, il mondo è bello perché vale. Ovviamente chi ci mette la faccia come me ormai è tendenzialmente chi ha un canale anche di una certa rilevanza, ragazzi, ovviamente subisce questo, e chissà che cosa subirà. Forse sarò il nuovo Chiaro Ferragni, non lo so, ragazzi. Addirittura ho letto l'altra volta su un famoso canale YouTube, ho detto: ci possiamo ancora fidare di Chiara Ferragni? Mi sono sentito di commentare dicendo: ma perché ci siamo mai fidati, ragazzi? Non vi fidate nella vita mai di nessuno. Mamma mia, ragazzi, guardate la tecnica di Bujinghai. Possiamo praticamente bloccare l'attacco dell'avversario nel momento in cui ce lo sta facendo. Veramente incredibile, guardate la tecnica del volo proprio cinese, veramente bellissimo. E ovviamente il nostro mamma mia, ragazzi, guardate qui, possiamo proprio parare, vedete, vi faccio vedere, guardate. Ecco qua, vedete, se andiamo a parare intercettiamo l'attacco e facciamo una controattacco. Guardate l'attacco col piedino, veramente simpatico proprio. Ecco qua, quindi ragazzi, che dirvi, state sempre attenti, cercate sempre di non litigare, preparatevi, perché poi dietro un nick non sapete chi c'è, ovviamente. Quindi io quello che vi posso consigliare è sempre quello di evitare di litigare, soprattutto sul web. Ecco qua, non perdete tempo. Eventualmente, se ci sono delle situazioni negative come quelle che sono accadute ovviamente a un nostro caro amico tramite il mio social network, ovviamente immediatamente cercate di bloccare queste persone. Purtroppo è stato mio errore, ma io do sempre una fiducia, ragazzi, a tutti quanti, do sempre una fiducia ovviamente a tutti quanti. Però non mi venite a dire che me l'aveva detto l'altro ragazzo, che ovviamente era dalla parte nostra, io devo dare sicuramente possibilità a tutti di potersi esprimere. Poi se queste persone sono false e tendenzialmente cercano di fare tranelli, eccetera, lo so, me l'aveva detto, però non posso bannare le persone così perché arrivano, cacciamizzone, a stai attento, posso dire stai attento, ecco qua, perché poi dopo non so perché ovviamente chissà mi aveva detto quella cosa. Poteva essere una questione di gelosia, ma non nei miei confronti, del fatto di poter parlare con tutti questi ragazzi, hai capito? Perché poi dopo lei che cosa faceva? Andava ovviamente a cercare i ragazzi con cui giocare, ecco qua, capito? Quindi dice Casmino: più si parla di Ferragni e più la stampa italiana perde credibilità, sempre se ne abbia ancora. Ma in realtà il problema, sai qual è, Casmizone? Che in realtà la stampa cerca proprio questo, la stampa cerca lo scoop, hai capito? Cerca lo scoop, la brutta notizia, il trash è quello che, ma ancora di più la brutta notizia è quello che fa più visualizzazioni. Facci caso, quando una persona viene purtroppo uccisa, ammazzata, ecco qua in maniera sempre più barbara, in realtà che cosa succede? Che i giornali, quante visualizzazioni fanno questi canali YouTube? Io stesso, per esempio, no? Io stesso con i necrologi, ma sapessi quante visualizzazioni. A me piace ovviamente il rapporto con la morte, mi piace anche studiare come è morta una persona, quando è morta, ovviamente l'età di vita, che in realtà in Italia è 82 anni e mezzo tra i due sessi, ma in realtà per i maschi, come potete vedere, è molto più bassa. Pensate che ultimamente è morto il vecchio ministro che aveva fondato insieme ad altri il movimento politico dell'Ulivo, molto amico a Romano Prodi, e 74 anni. Quando uno dice età media 82 anni, ma 82 anni e mezzo tra i due sessi e ovviamente età media, quindi pensate un pochino, 74 anni, cioè per farvi capire quanto è lenta praticamente, è piccola l'esistenza umana, veramente. Ecco qua, te l'aveva detto, e vabbè, ho capito, però allora una cosa, la persona che abbia delle difficoltà, avevamo capito che aveva delle difficoltà,
difficoltà. Ecco qua un'altra cosa, una persona che inizia a diffamare le persone. Ecco qua un nostro caro amico ha avuto una forma di diffamazione orale, praticamente, pensate un pochettino. Poi la signora praticamente utilizza, pensa di essere intelligente, ma in realtà utilizza una certa furbizia. Cioè, che cosa fa? Lui, lei non dice il nome, quindi chissà, c'è già passato, c'è già passata chissà per quante altre situazioni del genere, no? Ecco qua, quindi giustamente mi è stato detto poi dopo giustamente determinate cose, ovviamente dall'amico che da cui è andato ovviamente a parlare pubblicamente, oltretutto, quindi insieme a tante altre persone che leggevano, e mi hanno detto: guarda, noi stiamo, anche noi praticamente ci stiamo tutelando, stiamo salvando, perché questa persona secondo me non sta bene, cerca ovviamente di fare qualche cosa, potrebbe chiedere anche dei soldi, e quindi giustamente è giusto dare benefici. Ma non era perché è come quando Marco Carnevale, tu mi hai detto una cosa, no? Mi hai detto: guarda, mi è stata violata una privacy, mi sono sentito violato. Ecco qua, allora io, che devo dire la verità, con quella persona mi sono sempre trovato bene, per quanto avesse sicuramente a volte degli atteggiamenti quasi da voler comandare, ecco qua, però sai, ognuno è fatto in un modo, e quando tu fai il critichella, no, hai capito Marco, quando tu fai il critichella ognuno è fatto in un modo, perfetto, però io non posso, diciamo, fare quello che dicono le altre persone, devo prendermi io praticamente la mia ovviamente, devo fare io la mia piccola esperienza sulla persona, ecco qua, quindi non posso credere, per quanto una persona possa essersi rivelata amica, non posso credere sulla parola, devo un attimo verificare, altrimenti che giocherellone sono, ecco qua. E quindi infatti non pensiamo che tutta sta cosa sulla violenza sulle donne non sia anche cavalcata dai giornali per la condivisione, anche dobbiamo dire, per distrarre la gente. La problematica è che secondo me è una moda, nel senso che il problema della violenza non dovrebbe essere la violenza di genere, perché dire no alla violenza di genere vuol dire no per il genere, ma non in maniera totale. Bisogna dire no alla violenza su tutto, no alla violenza sugli uomini, sui transessuali, sulle donne, sui bambini, sugli animali, sull'ambiente, ecco qua, quindi anche sulle piante, bisogna anche rispettare l'ambiente, cioè bisogna educare le persone a distruggere e a fare del male il meno possibile, ecco qua. Quindi il fatto ovviamente della violenza sulle donne viene cavalcato, c'è l'ennesimo esempio di violenza sulle donne, ok, perfetto, ma perché non dici no alla violenza invece di dire no alla violenza di genere? Queste anche manifestazioni che a volte fanno i politici, no alla violenza sulle donne, fate no alla violenza, ecco qua, cioè devi invece cavalcare l'onda del popolino, giustamente, come tu ben dici, ecco qua. Io mica allora, e poi un'altra cosa molto molto importante, no, per dire, ma impariamo, insegniamo anche agli uomini, nonché ovviamente alle donne, di non essere bisognosi del prossimo, per poi dopo che cosa fare? Fare quello che questa signora, che si è comportata in un determinato modo molto brutto sul nostro canale, cercando di creare dei problemi, non tanto a me tendenzialmente, ma ad alcuni di voi, ecco qua, perché poi dopo mi sono stati mandati dei messaggi anche da parte di un altro utente, ho detto: ti dico perché non venivo più sul tuo canale di Discord, per un semplice motivo, perché ovviamente questa signora ha scritto questo e quest'altro, io non volevo mandarti messaggi, però visto che adesso stanno uscendo fuori ti mando questi messaggi. Quindi potete ovviamente immaginare e pensare che sicuramente questa persona cercava o di fare una violenza psicologica alla persona, quindi alla faccia di mettere video contro il narcisista, il manipolatore, no, manipolatrice e narcisista sei tu, perché ricerchi delle attenzioni, ecco qua, e allo stesso tempo cerchi forse dei soldi, che cerchi di creare dei problemi a queste persone che si stanno mettendo a parlare. Per fortuna si diceva un tempo: faccia e voce non rivelano la persona, e per fortuna, diciamo, faccia e voce hanno poi dopo rivelato insieme ai comportamenti, diciamo, una persona che secondo me un esempio soprattutto di persona, e questo varrà per il futuro per tante persone, da è sicuramente evitare per non crearvi problemi in questa limitata sicuramente esistenza. Per fortuna tutti gli amici sono tornati, tutti i grandi grandi cucciolotti, praticamente dei cucciolini, praticamente qui, e siamo tutti quanti insieme di nuovo. Alessandrino per fortuna ha ripreso a postare le sue importantissime news. Se non ci fosse Alessandrino, ovviamente, oh mamma mia ragazzi, il colpo dell'acqua in faccia, veramente, guardate qua, guardate Gackt, questo è Gackt, infatti molti dicono: ma che è una femmina? No, è proprio Gackt, pensate un pochettino, può respingere l'acqua allo stesso modo di una forma
formula magica, veramente incredibile, ragazzi. Quindi piano piano, ovviamente acquisiamo, andiamo avanti nel gioco, possiamo acquisire. Ovviamente, vedete, ragazzi, grandi azioni da poter compiere. Ce la puoi fare a respingere l'acqua come se fosse qualche cosa. Quindi guardate che bello, ragazzi, guardate, questo ovviamente è un filmato, vedete un pochettino, un filmato, e ovviamente dobbiamo cercare, ragazzi, di capire, mamma mia, ragazzi, come se fosse ovviamente una magia praticamente. Quindi vedete un pochettino, cerchiamo ovviamente di andare, perché qui abbiamo addirittura la nostra incredibile mappa. Ovviamente qui sopra ce ne saliamo, vedete, ragazzi, e dobbiamo, chi è che spara? Che ha sparato qualcuno, ragazzi, qualcuno ha sparato, eccolo qua. E quindi vedete che poi ci sono praticamente questi specie di talismani, che sono veramente dei talismani cartacei. Diciamo che un tempo gli esorcisti, al fine di eliminare anche in forma economica i demoni, che in realtà voi sapete che tendenzialmente non sono stati mai trovate entità spirituali nel mondo, ecco qua, e pensate un pochettino, scrivevano i talismani sui pezzi di carta, tendenzialmente con dei simboli che sapevano solo loro, quindi dei simboli tendenzialmente segreti che si potevano ovviamente acquisire. Guardate Gakt, grande Gakt che sale ovviamente qui sopra, veramente bello, ragazzi. Comunque, ragazzi, che dirvi, un titolo sicuramente molto molto particolare, molto particolare, che senza alcuna ombra di dubbio, andava a fare qualche cosa. E vedete, ragazzi, dobbiamo anche per recuperare questi me oh, medaglione, ecco qua, vedete un pochettino, e vedete, acquisiamo questi medaglioni, dobbiamo raggiungere ben 40 prima tendenzialmente di forse finire livello, non ricordo, perché sono passati tanti anni da quando giocavo a Bujingai. E quindi, come potete vedere, è un gioco veramente spettacolare. Io per questo consigliavo, a parte che queste grafiche così colorate, pensa un pochettino, Marco, poi quando si va praticamente nel bosco, ci sono tutte. Oh, mamma mia, ragazzi, guardate che grande questo gioco, questo personaggio. Ovviamente Marco Carnevale, puoi dire adesso, è il nostro, ovviamente, vedete, ragazzi, possiamo in realtà parare. Ecco qua, vedete, da questa parte qua. E ricorderà sicuramente il grande Dark Soul, veramente bellissimo, ragazzi. Pensate, questo è un gioco per PlayStation 2, veramente assurdo, immaginate. Quindi abbiamo esorcizzato questo grande mostro e ce ne possiamo andare. Quindi pensate alla dinamicità, sicuramente potentissima la PlayStation 2, un tipo di grafica non poteva di certo essere fatta da una Dreamcast. Ecco qua i bomboloni, capite i bomboloni, quelli là, i bomboloni, purtroppo i bomboloni li vedrai forse su qualche altra utente, non so se arriveranno altri utenti. Ecco qua, per il semplice motivo che il canale Giocherelloni è comunque un canale legato praticamente al videogioco, e tu lo sai, caro Gasmizzone, quindi non lo so ovviamente se vedrai i bomboloni. Forse era l'unica, ecco qua, su questo forse motivo per vedere i bomboloni da parte di un utente, non lo so. Vedremo che cosa succederà, caro Gasmizone. Però diciamo che avevamo capito un po' tutto il gioco, ma non pensavamo si arrivasse sicuramente a tanto, ovviamente, perché poi dopo, secondo me, si era anche scocciata lei, nel senso che ovviamente, vedendo che nessuno cadeva nel tranello, addirittura non la si considerava, giustamente, è iniziata a insultare. Ma questo ti fa capire tante cose. Per fortuna i maschi di oggi forse sono meno stupidelli, l'ho visto un pochettino con tutti voi, sia persone praticamente, sia persone ovviamente grandi che persone piccole, ecco qua. Quindi è una cosa sicuramente positiva, mi ha fatto da questo punto di vista sicuramente piacere che nessuno sia caduto nel tranello. Però qua il gioco è bello finché dura poco, no? Perfetto, quindi ovviamente, che dirvi, bisogna adesso voltare pagina, pensare agli altri progetti del gruppo. Io stesso dicevo sempre, aspettiamo sicuramente il gioco adesso, visto che in realtà a me un paio di mesi fa uscì fuori l'argomento, ma perché volete sviluppare un gioco e io ve lo posso portare praticamente come video recensito qui, credo di poter fare anche una buona pubblicità, e poi dopo ovviamente si dividono i ricavi, ovviamente, per chi ovviamente collabora, per chi ovviamente lavora al videogioco, ovviamente la cosa non andrà in porto. Io stesso suggerì, facciamo l'avventura grafica di Alessandrino Arcangelo, che poi dopo aveva questa storia del leone di Rimini anche dietro, ma potremmo anche fare l'avventura grafica di, come si chiama, di Dev Cut, ovvero di Dr. Zombie Z1, che era anche molto molto simpatica su questo.
e quindi giustamente diciamo che c'era questa possibilità. In realtà adesso ultimamente ci sta un nostro caro amico che è J+11 praticamente, che sta sviluppando, pensate un pochettino, un proprio platform game. Ha detto che mi invierà praticamente il gioco quando sarà pronto, così faccio anche un po' di pubblicità e ovviamente chi poi dopo, non so se lo vorrà comprare, se lo comprerà, ragazzi. Forse sarà un prodotto che in realtà non verrà mai commercializzato, non so, però sicuramente le idee ci sono, molto molto belle, anche perché ha scelto un boss che non era proprio da, anche se ce l'ha già detto, vabbè, ce l'ha detta a noi, non era proprio, diciamo, aspettato. Mi aspettavo più un solito LeChuck, invece ci sta praticamente un altro boss. Poi casomai ve lo ridirà lui. Certo, dire qual è il boss di un gioco ovviamente è sempre una cosa un po' bruttariella, ragazzi. Comunque, per dirvi, ragazzi, davanti a Bujinga io ovviamente Taito dimostra, grazie a Red Stu Entertainment, che è una casa ovviamente di tutto rispetto, che poi mi sembra fu acquisita da Sega, il cui logo è praticamente questo drago, questo occhio appunto di drago, dimostra sicuramente una capacità videoludica incredibile. Ecco qua, forse anche sotto certi aspetti migliore di Devil May Cry, sotto certi aspetti, ma non tutti, ragazzi, dobbiamo dire la verità, non tutti gli aspetti, ma sotto certi aspetti sicuramente un motore grafico molto molto stabile, potente, ecco qua, molto molto dinamico. La cosa che però a me non è mai piaciuta di Bujinkai, per il resto ovviamente mi piace tantissimo, altrimenti non l'avrei portato e dedicato al caro Marco Arrivale, sono questi forse colori molto appunto cinesi, ragazzi, con questi vestiti quasi se si portasse il vestito da sera anche per gli uomini. Non è tanto Gact che ha praticamente questa estetica ovviamente femminile, proprio il personaggio. Se voi avete visto My Gactar, Gact ha anche recitato nella parte di un personaggio proprio unico della serie Final Fantasy Crisis Core, pensate un pochettino. E quindi questo mostro per esempio si chiama Yakitayo Kou, e che poi in realtà è un nome giapponese, non tanto cinese, oppure cinese. E quindi in realtà non fu poi, cioè fu lanciato Gact anche sul piano ovviamente del videogioco cinese, ragazzi, del videogioco. E però per il fatto appunto di questi un po' colori, ovviamente anche l'abbigliamento forse un po' troppo lontano da una cultura, si potrebbe dire, giapponese. Infatti praticamente voi sapete che gli uomini praticamente cinesi, con i loro vestiti a volte classici, si vestono praticamente come le donne, quindi solamente che hanno addirittura loro stessi degli spacchi, quindi veramente assurdo. Vabbè, ragazzi, abbiamo abbattuto questo incredibile mostro e poi ci sono queste belle sequenze, sono sequenze immediate praticamente filmate, che partono praticamente subito, non sono fatti con un motore del gioco in alta risoluzione e sono proprio filmati, quindi veramente praticamente istantaneo. Infatti c'è un grande, un grandissimo lavoro dietro, vedete, proprio come se fossero i vecchi film cinesi. Lui praticamente cammina nell'aria, quindi ovviamente, e poi questo fatto di avere questa forza per gestire queste spade, che sicuramente saranno pesantissime, ma che ovviamente lui gestisce come se fosse, che posso dirti, che non avessero attrito con l'aria. Quindi che dirvi ragazzi, è sicuramente un gioco particolare. Ecco qua, tendenze, vedete anche con questi salti, a me i film cinesi vecchi, antichi, pre Bruce Lee non sono mai piaciuti, con queste cose fantastiche che volavano in aria, deve piacere a voi. Addirittura viene data anche la valutazione del gioco proprio come se fosse Devil May Cry, e quindi ovviamente potete immaginare che cosa ci sia dietro. Il gioco è molto molto bello, però sapeva già la Taito che avrebbe dovuto vendere il gioco praticamente in Europa in un formato molto economico. Perché questo? Perché gli occidentali non amavano, ovviamente anche in riferimento a quelli che erano i vecchi film cinesi portati qui in Italia, cioè pre Bruce Lee, non amavano questa tipologia di estetica e tendenzialmente di
fantasiosità delle arti marziali, gente che vola, calci volanti, 28 colpi buttati in aria a calci, quindi un pochettino come La foresta dei pugnali volanti, ve lo ricordate il vecchio film che uscì ovviamente dopo le produzioni alla Bruce Lee, ecco qua, più o meno era. Erano così, a me non sono mai piaciuti quei film, diciamo, poco realisti. In realtà anche i film di Bruce Lee non è che erano tanto realisti, non è che quello spacca il ghiaccio, lastre di ghiaccio a pugni così, Per dire, non mi venite a dire che Bruce Lee veramente spaccava lastroni enormi di ghiaccio a pugni così, che poco ci credi sarebbe spaccato tutte le ossa della mano. Però è una questione di durezza. Vedete ragazzi, questo praticamente è il livello ambientato nel bosco con il bambù. Pensate che il bambù è tra uno dei vegetali che cresce più rapidamente e allo stesso tempo una capacità di crescita, di generazione, tendenzialmente anche di vita altissima, nonché di resistenza, una delle piante pensate più evolute sul pianeta. E addirittura le impalcature, quelle là che noi utilizziamo per fare i ponteggi, quando in edilizia, ecco qua, ma anche in architettura ci mancherebbe, realizzate in Cina, ad esempio, oppure dove appunto il bambù cresce con questa grande diffusione, sono realizzate in bambù. Ebbene sì, perché è resistentissimo. Ecco qua, quindi ha la stessa resistenza o quasi di un'impalcatura fatta in ferro. Assurdo, eh? E quindi in realtà è fatta così, quindi ovviamente bisogna che abbia un certo diametro interno, e ovviamente è sempre una pianta, quindi non è un elemento creato, un certo diametro interno ed esterno, perché dentro il bambù è cavo, quindi immaginate un pochettino. Una cosa, noi a casa abbiamo una piccola piantagione di bambù, e visto a che livello cresce, assurdo, è veramente incredibile. E poi fanno anche delle specie di palme, praticamente di palme di, non so, forse sono efflorescenze, ecco qua, che hanno un loro perché. Bujinga, comunque ragazzi, è veramente, non so se Carnazzoni lo sa, non lo sappiamo se Carnazzoni lo sa, se questa cosa qua che avete la piantagione di bambù, però devo dirti la verità, il bambù per esempio nelle zone cinesi ovviamente fortemente diciamo diffuso, e le parti ovviamente più morbide del bambù ovviamente sono il cibo preferito. Vedete ragazzi, dentro è forato, avete visto? Quindi praticamente quando si fa un'impalcatura col bambù, che io ovviamente sappia, per motivi ovviamente professionali, in realtà noi non usiamo il bambù per l'impalcatura in Italia, è proprio vietato, vedete ragazzi com'è, all'interno praticamente ha un diametro interno e un diametro esterno, le aveva piantato mio nonno, e vabbè, sicuramente sono anche molto sceniche e protettive per il resto, e poi in realtà richiedono pochissima manutenzione, veramente assurda. Oltretutto il bambù ha anche un altissimo grado di flessibilità, infatti molte volte viene usato per fare proprio le canne da pesca, quindi immaginate una pianta estremamente versatile, una delle più evolute sulla terra. Assurdo, il bambù, uno dice bambù, quante cose si fanno col bambù, e oltretutto anche molto commestibile dal punto di vista, mi sembra, proprio perché la mangia il panda, quindi sarebbe forse commestibile anche per noi esseri umani, questa cosa non lo so, devo dire la verità, però il panda ne mangia a quintali e vabbè, e quindi ovviamente, e questo orsacchiottone ovviamente è molto coccoloso, certo non fate arrabbiare un panda perché è bello da vedere ma non da far arrabbiare. Ragazzi, quindi che dirvi di Bujinga? È sicuramente un gioco, sicuramente molto molto particolare, ricorda tantissimo Devil May Cry, ed è sicuramente per coloro che amano la storia tendenzialmente anche cinesella. La storia cinesella con tutti questi colpi ovviamente da andare, ovviamente anche a, diciamo, a ottimizzare, a studiare, avete capito bene, mostri molto particolari, guardate questo mostro, in realtà ci sono delle tecniche anche, non dico segrete, ma diciamo rivelate, quindi con Bujinga si può giocare anche andando a parare, guardate il talpone che ci ricorda proprio uno dei personaggi preferiti da Marco Carnevale quando giocava Bloody Roar sulla mitica Sony PlayStation, quindi qualcosa di veramente incredibile e assurdo. Ragazzi, che dirvi, Bujinga, se volete lo continuate voi, io volevo farvelo vedere perché è un titolo purtroppo poco conosciuto, pensavo che Marco Carnevale veramente lo conoscesse, oltretutto invece no.
E allora io ve lo propongo qui, comprate la versione economica, quella là 505 Games, che pagate, trovate veramente a pochissimo prezzo, tipo titoli 15-20 euro, per dire, mi ricordo pagare tipo 12 euro, qualcosa del genere, perché ha anche il selettore 60 Hz, se ovviamente volete collezionare il tutto, quindi, ed è anche la lingua italiana, quindi pensate un pochettino. La traduzione non è perfetta al 99%, però non è malvagio. Oltretutto, ripeto, la Taito ci investì veramente tanto. Bujinga, e oggi è sicuramente un titolo da collezione. Purtroppo, è un grande errore che fece la Taito, ovviamente erano anche altri tempi, non portò il gioco su altre piattaforme. Quindi poteva portarlo anche su un Xbox, poteva portarla soprattutto su un PC, e purtroppo erano i tempi in cui ovviamente si puntava tantissimo sull'immediatezza del gioco, ovvero sulle console. Va bene, signori, io vi ringrazio per la visione, vi saluto ovviamente i miei cari amici che sono i miei follower, e ovviamente invito coloro che non sono ancora iscritti al canale Giocatore a iscriversi. Se volete potete anche abbonarvi su Twitch, così da non vedere le lunghe pubblicità che purtroppo affliggono i social network per motivi ovviamente di gestione, e mica come fanno ovviamente a mantenere il tutto. E allo stesso tempo su YouTube avete ben 3 livelli di abbonamento, dove avrete anche dei particolari regalucci. Se li volete sapere, andate, cliccate su abbonamento, non è che vi abbonate, e vedete tutti i regalucci che ci sono per i vari livelli di abbonamento. Poi casomai metterò anche degli altri livelli di abbonamento legati ovviamente anche a oggetti materici, come appunto regalo. Detto questo, ci sono anche gli altri social network del Giocherellone, dove appunto ci sta Discord, Telegram, la pagina di Facebook, il blog, il gruppo di Facebook, Threads, c'è veramente di tutto e di più. Quindi, e c'è anche la chat di WhatsApp, pensate un pochettino, totalmente anonima, non posso vedere il vostro numero, gli altri utenti non possono vedere il proprio nome, il vostro numero, quindi non vi preoccupate su questo. Va bene, signori, grazie mille per la visione, ci vediamo tra 2 minuti con un altro gioco, questa volta dedicato a quel ragazzo che sei tu. Ciao!